Il gruppo PSA ha sviluppato negli ultimi anni tutta la tecnologia e l'applicazione della tecnologia sui propri modelli. Non parte da oggi, ma è un percorso già iniziato alcuni anni fa. Oggi diciamo che arriviamo a un compimento di questo percorso, un percorso che comunque è in continua evoluzione, quindi la volontà è quella di massimizzare la presenza dei sistemi aiuto alla guida sui modelli del gruppo e sui marchi del gruppo, quindi a seconda della tipologia di segmento, ogni segmento ha delle specificità e è un equipaggiamento specifico di sistemi aiuto alla guida. Ogni marchio poi lo declina secondo quelle che sono il proprio posizionamento, quindi da un lato di essere rappresenta l'avanguardia tecnologica all'interno del gruppo, quindi sarà la prima ed è la prima a montare i nuovi sistemi di aiuto alla guida che verranno declinati poi sugli altri brand. Peugeot è stata la prima a massimizzarli all'interno della propria gamma in questi anni. Peugeot è anche riconoscibile attraverso l'iCockpit che ha ridefinito il concetto interno della vettura e l'utilizzo dei sistemi di aiuto alla guida. Citroën arriva col suo posizionamento, uno dei due pilastri di Citroën è il feel good, quindi il benessere, il comfort, sta stressando il concetto dei sistemi di aiuto alla guida, ovviamente in funzione della sicurezza, ma declinandole anche sulle tematiche legate alla vita a bordo del cliente, dei passeggeri. Avanguardia tecnologica DS7, alcuni sistemi sono veramente innovativi e non presenti nella concorrenza nel segmento, come ad esempio il Night Vision, che permette di identificare grazie a una telecamera infrarossi al buio in condizioni di scarsa visibilità o di nebbia oggetti che si muovono, tipo come animali e esseri umani che attraversano la strada. Quindi questo è molto importante perché dà un nuovo concetto di sicurezza e di affidabilità da parte di un brand che fa comunque della tecnologia uno degli elementi essenziali. Il mantenimento a bordo, il mantenimento della linea di carreggiata e la correzione automatica assieme al sistema di attenzione alla guida sono sicuramente indici di un'attenzione a quello che è la sicurezza delle persone a bordo perché evitano e mettono in condizione chi sta guidando in un momento di stanchezza, di distrazione, di essere richiamato e di evitare quelli che purtroppo succedono, gli incidenti di distrazione che sono quelli all'incidenza maggiore nella nostra vita quotidiana. Il gruppo PSA ha sviluppato un percorso di arrivo alla guida autonoma attraverso un acronimo definito AVA, che significa 230 tecnici ingaggiati sul progetto, oltre 200.000 km percorsi in guida autonoma dalle nostre auto, oltre 200 clienti che sono diventati tester per questo progetto. La guida autonoma è sicuramente un percorso che arriverà in un prossimo futuro, in cui le case dal punto di vista tecnologico dovranno trovarsi pronti, in cui c'è tutto ancora da esplorare, una dinamica di rete infrastrutturale, di legislazione, di etica che gli stati e le istituzioni devono sicuramente regolamentare. Gli ADAS non sono nient'altro che l'applicazione qui e ora di alcune delle funzioni che poi saranno sulle vetture a guida autonoma.